E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Ora sono in quel di San Pellegrino Terme. Oggi è martedì 2 giugno, la festa della Repubblica, penso. Oggi direzione Passo dello Stelvio, prima passando per il Passo San Marco, poi scendendo in essere in Valtellina, andando su verso Bormio e quindi arrivando appunto a percorrere le strade del Passo dello Stelvio, che per me questo versante è la prima volta, perché ho fatto il versante svizzero, diciamo, quello che partiva dalla Svizzera, e ero sceso sbagliando da Merano, cioè dal versante che in pratica porta in Trentino. Guardate qua già che vista, che panorama, eh! Mamma mia, a me piace davvero tantissimo questi panorami di montagna. Quindi niente, poi questo video magari vi voglio chiedere una cosa, magari sui vostro gusto personale. In pratica io vorrei fare dei video un po' più brevi, magari infrasettimanali, portandovi ad esempio, faccio il Passo San Marco, vi porto il video solo del Passo San Marco, e magari la domenica vi porto il video completo del giro, quindi Passo San Marco, Passo dello Stelvio e quello che farò dopo. Quindi video infrasettimanale, porto solo il video del passo, di un passo, ad esempio Passo San Marco una settimana, Passo dello Stelvio un'altra settimana, per avere possibilità appunto di creare magari più contenuti, visto che ho notato che ad esempio il video del Passo Gavia, che ho fatto solo il video del passo con sotto una musichetta ad esempio, è andato molto bene, quindi pensavo appunto di portare nel canale, nei giri che magari andrò a fare, se farò qualche passo, portare solo appunto il video del passo in questione, e poi magari fare un video più completo la domenica, un po' più lungo e magari un po' più noioso, non so, se anche perché a montarlo io mi diverto di più ad esempio fare il video del passo, perché ci impiego meno tempo, invece il video completo ci impiego più tempo, e per fare uscire una cosa decente qualche settimana, perché essendo che lavoro anche, per me non è molto facile, cioè star lì proprio magari una giornata intera a montare video. E c'è magari chi dice che magari è semplice montare un video, invece devo dirvi che montare un video è davvero complicato, e comunque ci richiede abbastanza tempo, quindi è solo un'idea, comunque ditemi quello che pensate. E niente, ci vediamo ragazzi dopo all'imbocco del Passo San Marco, a dopo. E rieccoci ragazzi, stiamo già salendo le rampe del Passo San Marco, anche se non è ancora iniziato ufficialmente, che inizierà fra pochissimo, infatti ci sarà scritto il primo tornante. Ecco qua,
adesso siamo arrivati appunto al primo tornante. Vedete, qua c'è il cartello, primo tornante. Che spettacolo! Guarda qua! Spettacolo! Eccoci qua! Ora mi fermo qua al barrettino. Bar ristorante. E poi arriviamo su in cima. Ok, si continua dopo la fermata per il caffettino con l'ultimo tratto del passo. Guardate qua che bello. Oh, le. Che bello. Eccoci arrivati, Passo San Marco. Ok, si scende verso Morbegno, in questa, che spettacolo. Comunque ho capito il perché il drone mi faceva un po' di problemi a livello di ISO, infatti avevo, penso che sia un po' legato al nuovo firmware. Infatti adesso si può modificare gli ISO manualmente o mettere l'automatico. Io ce l'avevo in manuale, però non l'avevo messo io. Si era messo, diciamo, in automatico e in manuale, e adesso ho messo in pratica
la modalità ISO automatico, così almeno non devo star lì a diventare pazzo a continuare a cambiare gli ISO. Io direi che ci troviamo poi dopo. Prima di salire verso lo Stelvio. Quindi a dopo.